un viaggio a più livelli, perché è un viaggio concreto quello che lui fa in questa zona della Russia, di cui vediamo comunque degli oggetti dell'arte popolare e che rimangono nel suo immaginario insieme a tante altre sensazioni, quelle infantili, quelle legate alle fiabe, all'epos russo, alle bioline, ai grandi, a tutto il grande immaginario, anche se volete popolare, non solo di quella zona della Russia. Viaggi anche in tutta Europa, perché lui è anche il cavaliere errante, perché va da tutte le parti, sta in Germania, va in Tunisia, viene in Italia, Francia, cioè gira come un pazzo in questi anni, anche in un modo un po' probabilmente poco tranquillo. Lo scrive anche la sua compagna Gabrielle Münter, no? che aveva questa passione anche per i viaggi, forse per un'agitazione interiore, e contemporaneamente c'è anche questo suo viaggio spirituale. È un uomo molto sempre spirituale, Kandinsky, molto profondo, di scrittura anche, perché lui comincia a scrivere spirituale nell'arte, quindi c'è questo interiorizzare tutte queste esperienze.